Salve a tutti e benvenuti in una nuova puntata della rubrica Esteticamente. Io sono Noemi ed oggi parleremo dell'epilazione mediante l'utilizzo della cera brasiliana. A differenza della classica cera liposolubile, la cera brasiliana è da intendersi come un vero e proprio trattamento. Consigliamo infatti di eseguire un protocollo completo. È bene ricordare che per una buona riuscita del trattamento sarebbe opportuno programmare un paio di giorni prima una seduta di esfoliazione corpo. A differenza della classica cera liposolubile, la cera brasiliana è ipoallergenica e può quindi essere utilizzata su tutti i tipi di pelle, anche su quelle più delicate e sensibili. Potendo essere utilizzata anche a basse temperature, può essere anche effettuata da coloro che presentano fragilità capillare. Un altro vantaggio della cera brasiliana è il prolungamento degli effetti delle epilazione. Riuscendo infatti ad inglobare e rimuovere anche i peli più corti, sarà possibile ritardare la loro ricomparsa. Il trattamento inizia con l'applicazione della lozione in mousse pre-cera, che permetterà la detersione della zona da trattare. Anche grazie a questo passaggio sarà possibile prevenire irritazioni post-epilatorie dovute ad eventuali sovrapposizioni batteriche. La detersione viene eseguita adoperando l'apposita manopola, massaggiando delicatamente nel verso opposto a quello dei peli, così da alzare il fusto ed agevolare l'epilazione. Successivamente applicheremo la polvere assorbente a base di bacche di sambuco e ossido di zinco, che ci permetterà di eliminare ogni traccia di umidità residua. A questo punto la pelle sarà pronta per effettuare l'epilazione. Alla fine del trattamento applichiamo il latte lenitivo, un prodotto che restituisce idratazione e nutrimento alla pelle. Nel caso in cui quest'ultima presenti anche follicolite, aggiungeremo anche qualche goccia di Elisir, una sinergia di oli nutriente e lenitiva formulata per ripristinare il normale equilibrio della pelle. Per maggiori informazioni sul trattamento venite a trovarci in istituto. Ci troviamo in via Rosario Livatino 70 ad Enna Bassa. Grazie per averci seguite.